Ciao a tutti, ci troviamo sul Monte Maddalena e qui vorremmo raccontarvi la storia del nome del Monte Maddalena. Infatti qui, sulle pendici dei Ronchi, qua sotto viveva un re, il re Goletto, che aveva due splendide figlie, Maddalena e Margherita. Qui sopra questo cercava, siccome non aveva figli maschi, cercava degli eredi al trono che potessero sposare le sue figlie per poter diventare praticamente il re di Brescia. Le sue due figlie aveva aperto, diciamo, uno stage per cercare dei nuovi valorosi ometti. Se ne presentarono in due. Il primo, che veniva da Gorzone, si presentò davanti al re e disse: io sono impavido, io sono ricco, io ho questo, posso avere l'onore di prendere tua figlia? E il re gli disse: sì, vai sulla montagna dove sorge il sole, sopra Brescia, e troverai la mia Maddalena. Infatti lui salì, arrivò esattamente qua dove siamo noi, dove c'era un capanno. Purtroppo però la sventura volle che arrivò un terremoto, fece cadere la casa sopra i due poveri sventurati e Maddalena morì col povero sventurato. Nel frattempo però era arrivato anche un altro pretendente, un giovane ereditiero di Caino, un cavallerezzo, che lui, cavallerizzo, Omar e Ale dico cavallerizzo, arrivò a cavallo dal re e gli disse: io sono un valoroso cavaliere, io vengo da una nobile casata. Gli fa: vai sempre a metà costa e troverai la mia Margherita. Lui salì, arrivò verso Margherita. Margherita aveva appena saputo della morte della sorella, perciò era disperata. Il cavaliere purtroppo si rese conto di questa sciagura e dice: tornerò domani. Nel frattempo però un fulmine colpì tutti e due e morirono tutti e due. Il re, disperato per la morte delle sue due fanciulle, si ritirò a Costa Lunga, diede tutti i suoi soldi per costruire una chiesa e il lazzaretto e donò i soldi ai poveri e costruì un piccolo eremo dove ospitare tutti i viandanti pellegrini che venivano sulla Maddalena. Questa è una piccola leggenda che ho letto, che mi hanno raccontato, nonché troverete anche sul sito di Extreme. Oggi volevo ringraziare, invece che il mio solito Omar che è là, che cazzeggia col cane, volevo ringraziare Ale, perché là abbiamo Omar. Ale Filipax, cercatela su Instagram. Ale J Filipax su Facebook. Ale Trek è morta lì come su Instagram, Omar, e per ringraziarla per avermi preso questo bellissimo video che abbiamo fatto anche oggi, questa nuova leggenda bresciana, cioè vecchia ma per noi è nuova. Saluto a tutti. Un saluto a tutti e ci vediamo prossimamente sulle strade bresciane. Riprendiamo anche il buon Omar. Il buon Omar che sta cazzeggiando col cane, vedete, non è più quello di una volta. Comunque l'Omar non è più quello di una volta. Solo un praticamente, renditi conto, ho detto solo un praticamente. Ci giriamo di nuovo verso gli Antennoni.